musica, palloncini, abbracci e baci, le immagini del corteo funebre che accompagna la salma del sindaco di Saviano, Carmine Sommese, morto per Covid-19, hanno sconvolto l'Italia intera. Il sindaco era una persona di valore, però purtroppo, date le circostanze, non doveva succedere tutto quello, e quindi perciò siamo messi così. Nessuna famiglia delle migliaia di morti di queste settimane ha potuto dire addio ai propri cari, ed è per questo che si è scatenato un moto di indignazione collettiva e l'ira del presidente De Luca, che ha dichiarato subito Saviano zona rossa per 6 giorni, e così noi siamo andati al checkpoint. Perché qua la legge uguale per tutti, no? Per chi sì e per chi no. La gente qua sta facendo sacrifici enormi a stare in casa chiuso. Io ho degli amici che hanno dei negozi di abbigliamento che non possono andarci, e loro fanno questo. No, non sta bene. Intanto non tutti i sindaci delle cittadine confinanti sono d'accordo con la decisione del presidente della regione. Io mi sentirei tutelato se facessero i tamponi a tutti, sinceramente, perché ci può essere anche un asintomatico, non di Saviano ma di qualche altro comune, che può girare a Ottaviano perché per lavoro o per uno stato di necessità giustificato, che può portare comunque il problema. L'ASL ha inoltre deciso di mettere in quarantena tutte le persone identificate tra istituzioni e cittadini. È successa una cosa vergognosa e disgustosa. Quarantena in galera li dovrebbero mettere, non in quarantena. Attenzione, è diversa la cosa. Spider-Man.